Siamo nel cuore del Parco di Veio e qui possiamo appunto vedere questa manifestazione di appunto, eccolo qua. Allora, cerchiamo di dire però una cosa importante, che queste bottiglie, questi rimasugli qua, non sono espressione di vandalismo dei visitatori, i quali sicuramente hanno messo queste cose dentro una busta, ma siccome la busta non viene ritirata da chi dovrebbe farlo, è vero, o giustamente i cani, le volpi, le faine, i cinghiali o chissà che, a un certo punto vanno a devastare. Quindi non è mai, anche in questo caso, il singolo cittadino, è l'inefficienza, è la schifo dell'amministrazione pubblica di questo incredibile comune e, se non regione, tanto sono tutti della stessa razza. Allora, detto questo, perché il problema è proprio quello di denunciare queste cose, vi illustriamo la denuncia che abbiamo presentato Ornoneguari, e la presentazione della denuncia verrà fatta ovviamente dal buon Horas. Prego. Veniamo freschi, tosti, ecco, dalla stazione dei carabinieri tradizionale, dove andiamo a depositare le querele. Esatto, eccola qui. Questa è la riprova. Questa è la relata che i nostri amici che la vogliono replicare, visto la trovano che su albamiverane.com, la scaricano, esatto, e se la pubblicano. E vanno dai carabinieri, dalla guardia di finanza, dai guardiani dei porci, quelli ufficiali, quello col berretto in testa, insomma, quelli che guardano anche il Parlamento. Anche la guardia forestale, sì, per esempio. Certo. Tu scherzavi, ma io più volte sono andato alla guardia forestale. Esattamente, a depositare, che è la più solerte, oltretutto. Assolutamente sì, anche oltretutto molto preparata. Io mi ricordo che parlai in un'occasione, ero diventato poi anche amico con un maresciallo della guardia forestale, il quale era totalmente d'accordo in toto, proprio come si dice in latino, proprio sullo spirito, sulle intenzioni, sulle modalità, eccetera, per cui io agivo in quel determinato modo, denunciando i misfatti che andavo a denunciare. E abbiamo fatto molte operazioni assieme. E lui era felicissimo, addirittura più volte aveva nominato ispettori e consulenti dell'ARPA e di altre associazioni, altre istituzioni funzionali alle modalità della denuncia, alle qualità e alle tipologie della denuncia, e abbiamo avuto un rapporto intenso per parecchi, almeno 5-6 anni. Abbiamo fatto molti lavori assieme e hanno poi portato a sequestri di beni, come ti raccontavo, per esempio all'interno del Parco di Veio, quel complesso immobiliare che stanno costruendo con una trentina di ville, eccetera, e tutta una serie di altre cose, insomma, che è inutile adesso qui sarà. Poi avevamo dimenticato invece che è importantissimo anche la polizia postale. Ah, certo. Certo. Polizia ferroviaria, certo. E tutte queste specializzazioni. Lo diciamo, cari amici, perché non troviate delle scuse nei confronti di voi stessi. Delle remore. Se siete indolenti, lo siete per natura vostra. Noi l'altro ieri, dopo aver tentato infinite strade, siamo andati a recuperare una strada che avevamo percorso già una decina d'anni fa e che poi per qualche motivo era stata abbandonata. Esattamente. E ne abbiamo fatto anche un luogo per un nostro video. Esatto, e quindi da lì poi scaturirà una serie di risultanze che daranno poi via a dei procedimenti che porteranno a degli esiti che altrimenti non sarebbero mai stati possibili raggiungere. Parliamone, il difensore civico regionale, visto che non lo sa nessuno, se ne rende conto nessuno. Esiste un intervento del tutto gratuito, è veramente a disposizione di ogni cittadino. Allora, ovviamente per quanto riguarda carenze nella stessa regione. Amministrative della stessa Esattamente. Regione. Esattamente, allora andiamo. Dunque, qui come abbiamo visto abbiamo depositato la nostra bella relata e dietro alla relata ovviamente c'è un contenuto. E allora il contenuto stavolta qual è? È una denuncia contro in particolare la signora ministra, ex ministra Federica Guidi, per interesse privato in atti pubblici. Esattamente. Allora, questa signora...
ma già sotto inchiesta per altri motivi, per le vicende della Tampa Rossa a Potenza e gli interessi di appalti o subappalti derivanti da quella... E soprattutto con una multinazionale del petrolio non italiana. Oltretutto. E antitetica agli interessi italiani. E alle multinazionali. Antitetica sotto il profilo di qualunque specie vogliamo andare a analizzare, dell'inquinamento che fa un'azienda internazionale in un territorio nazionale. No, senza pagarne i danni. No, aspetta, la gente non sa che noi quando andiamo a pompare il petrolio in Kirghizistan piuttosto che in Arabia Saudita o in Kenya o dove o sia, paghiamo più o meno il 50% del valore di mercato dell'estratto. E questo, no? È stato gli accordi che prese a suo tempo Mattei e che gli costò la vita. Esatto, che però adesso è diventata uso comune, perché prima le compagnie petrolifere davano dal 5 al 10%. Ma nemmeno il 5. No, e infatti in Italia sono rimasti su quella linea lì, sì. Per farcela pagare per quello che fece Mattei e tutti i suoi discepoli. Noi oggi in Basilicata i comuni della Val d'Agri prendono il 4% del valore dell'estratto, che per loro è una cifra enorme. Enorme, ma è una miseria rispetto a quello che potrebbero avere e che dovrebbero per avere. Tenere in piedi completamente tutta la regione. Ma non solo, anche tutto il sud. Tutto il sud, perché anche un'intervista di ieri ha confermato quello che già sapevo da tempo, e che il petrolio che viene estratto in Val d'Agri rappresenta il 20% di tutta la necessità energetica a base petrolifera che noi consumiamo annualmente. Quindi potremmo utilizzare il petrolio, invece quel petrolio lì va alle multinazionali tipo la Total, la British Petrol e compagnia cantante e così via, mentre invece potrebbero essere disponibilità interne. È un prodotto interno, non dovremmo pagare niente di royalty all'estero, con soldi che vanno comunque dedicati a quelle funzioni. E quindi torniamo a noi. Allora, che cosa abbiamo fatto? Che cosa abbiamo fatto? Una denuncia che coinvolge veramente molti personaggi importanti e di massimo rilievo, e cioè partiamo dall'emanazione della legge numero 100 del 24 aprile del 1990, quando a governare l'Italia c'era il settimo governo Andreotti. Settimo governo Andreotti che firmava uno scempio del genere. E cioè il signor Cossiga, istitutore dei servizi segreti italiani e massimo massone dell'epoca all'interno del governo italiano, e poi il signor Andreotti, che sappiamo colluso con la mafia, condannato e non perseguito perché ovviamente era stato prescritto tutto, ma e lui è stato condannato in quanto il fatto sussisteva e i reati c'erano stati. E poi ancora il presidente, il ministro Ruggero, e poi c'era ancora il guardasigilli Vassalli, te li raccomando tutti, no? Sì, soprattutto. Allora questa gente qui che cosa aveva fatto? Uno scempio, uno scempio costituzionale che colpiva addirittura una decina di articoli della Costituzione, e cioè gli articoli, aspettate che mo ve li dico, 1, 2, 3 e poi ancora, aspetta che trovo qualche altra cosa, e qui non li trovo, dove diavolo sta? È sparito? Vabbè, 1, 2, 3, mi ricordo così a memoria, 35, 47, 89 e qualcun altro che adesso non mi ricordo più. Peccato, evidentemente è successo un guaio al computer e si era perso la memoria, io pensavo di averla ritrovata tutta, invece qualcosa è andata persa. Comunque, non cambia niente. Ecco perché tu mi hai detto che quella cosa lì non l'avevi letta. E niente, è andata.
Vabbè, il succo però c'è. Niente, non lo trovo. Mi dispiace molto perché era importante riferimento agli articoli e c'era anche una riflessione. Vabbè, e niente. La prossima volta mi imparo a stare più attento. Niente, non lo trovo. E quindi non c'è. Non c'è. Ah no, eccolo qua, mi sembrava che c'era, eccolo qua. E quindi l'articolo della Costituzione 1, 2, 3, 35, 36 mi ero dimenticato, 41 mi ero dimenticato, 47, 74, 89, vabbè, me ne erano scappati un paio. Ma questi sono un branco di mascalzone, sono dei banditi. Allora, no, sono assolutamente dei allora, banditi. Allora, qui questi signori, che poi diciamo chi sono, in primis la signora Federica Guidi, hanno approfittato del lassismo e della omissione di atti d'ufficio tenuta dal Consiglio della Corte dei Conti, che dovrebbe essere attenta in modo da prevenire gli sperperi e le cattive gestioni del denaro pubblico e quindi poi esercitare il potere di controllo, il potere di denuncia e soprattutto osservare che le leggi dello Stato non vada contro la fede pubblica e contro la dimensione sociale della legge. E quindi ecco, noi oggi ci troviamo a discutere quindi di una cosa che il Parlamento da allora, con un governo a cui capo abbiamo detto che c'erano quei quattro malfattori riconosciuti tali, quindi non è che lo dico tanto per dire, è un dato di fatto agli atti, e che cosa avevano fatto? Avevano emesso queste leggi a partire dalla 100 del 24 aprile del 90 e poi successivamente tutte le altre leggi che qui nomino, ecco la 57 del 5 marzo del 2001, la 56 del 31 marzo 2005, la 80 del 14 maggio 2005 e poi ci sono altre due leggi di minore rilevanza ma che comunque testimoniano la perseveranza nel corso dei decenni nell'atteggiamento del Parlamento, e quando dico Parlamento intendo sia il governo e quindi tutta la parte diciamo del Parlamento favorevole al governo, ma anche la mandria dei bovi, ma anche l'opposizione soprattutto, e l'opposizione in 30 anni, anzi in 26 anni non ha trovato il tempo per andare a sputtanare per bene questi signori qua. E questi signori si chiamano Francesco Cossiga, Oscar Luigi Scalfaro, Carlo Azeglio Ciampi, Giorgio Napolitano, Sergio Mattarella e tutti i governi e tutti i parlamenti che si sono avvicendati nel corso di questi 26 anni. Che cosa hanno fatto? Hanno fatto queste leggi appunto stravolgendo il dettato costituzionale e il senso degli articoli che ho citato, 1, 2, 3, 35, 36, 41, 47, 74, 89 della Costituzione. E cioè, che cosa hanno fatto? Hanno stravolto quello che è la parità di diritto del cittadino nei confronti del trattamento dell'amministrazione pubblica e delle istituzioni dello Stato, e hanno praticamente questi signori istituito questa figura statale che si chiama, aspetta che non me lo ricordo mai, si chiama quello del parassita magnum, non mi viene in mente adesso, ma ve l'andate a leggere e poi lo trovate, mi pare SIMIT, una cosa del genere. Aspetta un attimo, ve lo trovo. Ma vabbè, non trovo manco questo. Eccolo qua.
Simest, la società Simest, la quale nel corso di questi 26 anni ha finanziato per circa 60 miliardi di euro società che hanno, diciamo, non soltanto, ma anche privatizzato, cioè delocalizzato l'industria che già era in Italia e che hanno demolito interessi industriali e di impresa, di attività lavorative in Italia a favore di una delocalizzazione in Serbia, in Romania, in Albania, in Cina e quant'altro, approfittando di questa società Simest che partecipa, chiariscilo bene, sì, questo, che partecipa nel finanziamento a fondo perduto queste imprese industriali di privati imprenditori, cioè un privato imprenditore che fa il pescecane in Italia, che licenzia 100 dipendenti o 1000 dipendenti in Italia perché gli costa troppo la gestione in Italia, l'apparato pubblico, l'erario, il fisco e quant'altro, che cosa fa? Licenze di italiani e va a installare di sana pianta, quindi crea anche nella costruzione stessa dell'immobile industriale ricchezza in quel paese dove va a investire e assume al posto degli italiani in Croazia, in Albania, in Romania, in Cina, dove sia, personale dipendente a 10 volte, 20 volte in meno, pagato in meno rispetto a quello che paga in Italia, magari anche schiavizzato lavorando 18 ore al giorno e cose del genere. Vengono da un regime e questo lo fa questa società Simest, che è una società pubblica. Oggi, prima era di altro genere, oggi dal 2011 controllata dalla Cassa Depositi e Prestiti, che è la cassaforte di casa che detiene le azioni di maggioria, ancora per poco tempo, di maggioranza della Poste Italiane S.p.A. e che è l'ente pubblico di riferimento e di finanziamento di tutte le opere pubbliche degli enti locali. Gli enti locali, i comuni, quando devono fare un ponte, una strada, eccetera, vanno a chiedere i soldi alla Cassa Depositi e Prestiti. Guarda, Cassa Depositi e Prestiti, essendo risparmio dei cittadini italiani che versano nei libretti postali, sono a disposizione di tutti per l'utilizzo. Ma l'utilizzo in Italia, non l'utilizzo all'estero, non cercando di fare commercio con l'estero, come fallisce l'Istituto del Commercio Estero e che fa le sponsorizzazioni, crea gli eventi, mette in contatto con gli apparati all'estero di altre società, eccetera. No, qui andiamo a investire soldi che rimangono lì, in Serbia. 100 milioni, nel caso specifico che qui denunciamo e qui arriviamo, la cosa grave non è che la signora Guidi abbia avuto un'indagine, abbia oggi un'indagine in corso a proposito degli interessi privati in certe porcate. Voglio dire, questa denuncia è stata fatta per far vedere che la signora Guidi non è nuova a queste esperienze. Certamente, è una che è abituata di routine a fare cose. Se no non andava in questo governo. Oh, è chiaro. Allora, che cosa è successo? Lei è inquisita o comunque parte lesa, non si sa ancora come collocarla, ma secondo me è dentro fino al collo. E questa signora che cosa ha fatto? Nonostante appunto fosse già presidente della Confindustria, che quindi aveva già delle responsabilità sociali, delle responsabilità pubbliche, perché comunque sia la Confindustria è un'associazione privata ma pubblica, assolutamente privata ma pubblica in quanto ha un'immagine pubblica, no? Esattamente. E ha dei referenti pubblici e quindi è in contatto diretto con la Confindustria, rappresenta anche quelle industrie pubbliche. Certamente, e quindi è coinvolta con l'apparato dello Stato in maniera diretta. Allora tu che sei coinvolta in questo modo, che cosa fai? Ti becchi 36 milioni dalla Sismet e vai a investirli, soldi pubblici che avrebbero potuto essere investiti qui per delocalizzare, che ne so, in Campania magari o in Puglia, no? E dare lavoro in Puglia o in Calabria dove ce n'è ancora più bisogno, che cosa fa? Va a investire soldi pubblici in Croazia. E non a caso fa anche il ministro per lo sviluppo economico. No, ma il sviluppo economico della Croazia, non dell'Italia. Ecco, e quindi questa è la situazione. E quindi in questo contesto c'entrano
come abbiamo detto, il signor Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, il signor Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, il signor Presidente della Repubblica... In grazia di Dio molti di questi morti, ma per disgrazia di Dio... Denunciatemi per vilipendio, ve ne prego! C'è ancora Napolitano che campa ancora, ma denunciatemi lui. Per vilipendio dello Stato italiano, del Presidente dello Stato italiano, esattamente. Ve ne prego, così andiamo in processo, così gli sputo in faccia e gli mando e gli faccio leggere questi atti d'accusa. Voglio vedere se questo cahier di doleanze che abbiamo messo in piedi noi in questi anni prima o poi verrà letto da qualcuno. Esattamente. Procuratore, denunciami, mandami sotto processo. Ok, cari amici, vicini e lontani, anche per oggi, adesso salutiamo due bei cagnolini che arrivano, eccoli qui, i cagnolini che arrivano, eccoli qua. Tu vuoi dire qualcosa? Ah, dai, signore, di qualcosa. Ho già detto. Dammi qua. No, che...